Buonasera, ascoltatori e anche spettatori di F1 in podcast. Questa è la nostra ultima puntata della stagione 2020, dopodiché andremo in vacanza, se così lo vogliamo chiamare, nonostante le restrizioni dovute al Covid. Sarà un Natale in casa, ma comunque sono felice di rivedere dopo tanto tempo i miei colleghi, che sono Giuseppe Cinotti. Ciao Giuseppe. Un cordiale saluto a tutti, benvenuti a questa ultima puntata della stagione 2020 di Formula 1. E anche il nostro Matteo Quattrocchi, che ho anche lui piacere di rivedere. Ciao a tutti, ciao Tommaso, ciao Giuseppe, eccoci qua per tirare un po' le somme stasera di questo anno molto particolare, o no, Tommy? Esatto, perché comunque penso siamo tutti quanti d'accordo sul fatto che è stata una stagione, innanzitutto, diciamo, molto particolare, molto complicata. Nessuno si sarebbe aspettato, magari a gennaio, a febbraio, tutto questo movimento, tutte queste cose. Innanzitutto la pandemia, che ovviamente ci ha stravolti le vite di tutti quanti noi, ma anche ha stravolto necessariamente il calendario di Formula 1. E su questo Giuseppe credo sia d'accordo: abbiamo avuto la possibilità di avere in calendario delle piste che non vedevamo da tanto tempo e che anche io personalmente ho avuto piacere di rivedere. Poi ovviamente anche Matteo dopo penso che avrà una sua idea. Te che dici, Giuseppe? Sì, sicuramente è stata una stagione particolare dovuta al Covid, ma c'è da dire che nonostante tutti i problemi che ci sono stati, piloti assenti, tra l'altro anche Lewis Hamilton, problemi per gestire quindi il personale, i mezzi, è uscita una stagione che forse era scontata anche senza Covid per quanto riguarda il risultato finale, ma che comunque ci ha regalato la soddisfazione di vedere la Formula 1 in circuiti storici, no? Portimão a parte, però Imola è stato un ottimo risultato, no? Anche se si è corso poi senza la cornice di pubblico, però vedi Mugello che non ha avuto mai un gran premio, non ha mai ospitato, diciamo, un gran premio di Formula 1, però comunque è un circuito che fa parte della storia del motorsport, in un certo senso. E vedi anche il Nürburgring, no? E anche la Turchia, no? Anche se la Turchia avevamo il primo gran premio intorno al 2005, se non erro. Era un po' Però fuori dai giochi negli ultimi anni. sì, Sì, era un po' fuori dai esatto. giochi, però comunque è stata una stagione che, nonostante tutto, è andata bene. Come diceva anche Bernie Eccleston, l'importante è che si parli di Formula 1, quindi alla fine, voglio dire, il risultato è stato ottenuto con pieni voti, perché, ragazzi, Liberty Media ha fatto un lavoro straordinario. Sono d'accordo anch'io, soprattutto, e secondo me il fattore aggiuntivo che il Covid, tra virgolette, ha portato a questa Formula 1, se così possiamo dire, guardare l'unica parte positiva in tutto questo anno davvero complicato, secondo me il fattore rimescolamento delle carte, soprattutto per quanto riguarda i podi, è stato l'elemento che ha fatto appassionare la gente. Perché vedere 13 piloti diversi andare a podio, oltre e soprattutto su circuiti nuovi, secondo me ha creato un mix di attesa, di aspettative costantemente alto per tutto l'arco della stagione. Perché non si sapeva mai chi poteva arrivare. Secondo me è stato particolarmente suggestivo il vedere, ad esempio, Hülkenberg quando è stato chiamato in mattinate di corsa, è arrivato con la sua Porsche GT2 RS, se non credo, ecco, da fan Io non delle l'ho auto. Mi assolutamente visto. sembra una GT2 RS, quindi sulle Autobahn tedesche non dovrebbe aver neanche impiegato poi così tanto tempo ad arrivare. Mi sembra all'Hockenheim, no, scusate, al Nürburgring, appunto, che correvano in Germania, esatto. Di corsa è arrivato per sostituire Perez. Quindi tutte queste situazioni qua, proprio improvvise, pieni continui colpi di scena, secondo me sono stati il fattore aggiuntivo insieme con i circuiti nuovi per questa stagione, che secondo me è stata una, appunto, dal livello dello spettacolo, personalmente una delle più belle da questo punto di vista, perché c'è sempre stata attesa, cioè io avevo proprio voglia di aspettare le gare e vedere cosa sarebbe successo, perché ogni settimana ne succedeva prontamente una. Però è anche vero che l'unica cosa che è mancata è stata la lotta per il risultato finale. Diciamo che forse Esatto, questa esatto. stagione è Sì. mancata quella.
Questa è la nota negativa. Diciamo che se ci fosse stato un appiattimento delle prestazioni, no, tra Mercedes, Red Bull e poi la terza forza, che molte volte non si riusciva a capire qual era il terzo team, perché ecco, entrava in gioco la McLaren, poi entrava in gioco la Racing Point, poi la Renault. Poi la Ferrari solo per qualche gran premio, quindi alla fine ci siamo sì divertiti, però quello che è mancato è Mercedes a parte. Esatto, sì, Mercedes, diciamo, a parte. Siamo alla fine, diciamo, del percorso della vita, di questo percorso, diciamo, dell'ibrido, prima, diciamo, generazione, se vogliamo chiamarla così, no? Periodo dal 2014 in poi. C'è stato un appiattimento delle prestazioni, come normale che fosse, ma c'è stato per tutti tranne che per Mercedes. C'è stato per tutti tranne che per Mercedes. Cioè, come hai detto tu giustamente, Giuseppe, Renault, Racing Point, McLaren, anche la stessa Ferrari, comunque al centro gruppo c'era una bella lotta, c'era. E sì, il problema è che tolta Mercedes, il problema è che con Mercedes la lotta per il mondiale è sparita. Quest'anno forse è ancora più di altri anni, perché davvero divario così grande dalla seconda e terza posizione, io non me lo ricordo così ampiamente negli ultimi anni. Ma soprattutto perché uno dice, per esempio, nel 2017 la Mercedes era la più veloce, 18 ancora era più veloce. Il problema è che tra il 18 e il 19, il 19 beh, 18, nì, secondo me la Ferrari a Monza era l'auto più forte. E lì però possiamo tornare a speculare. Quello che dico io è che quando uno, diciamo, è tanto davanti, difficilmente si aspetta un ulteriore salto di qualità. Il problema è che Mercedes ha fatto due salti di qualità, dal 18 al 19 e dal 19 a quest'anno. Ma salti sì, di tutti qualità gli anni, grossi, salti di qualità tutti grossi. Gli anni. Sì. Alla fine la chiave di volta è stata proprio la direttiva tecnica della FIA e il dietrofondo della Ferrari, perché era stata trovata, come tutti sappiamo, in una zona grigia, no? Con le mani nella marmellata. Anche se comunque su questo, diciamo, in ordine di verità c'è da dire che Binotto non ha mai detto... Anche beh, ma non si è mai detto nulla esplicitamente, esatto, perché comunque c'è il famoso accordo segreto. Sì, torniamo a speculare su tutta la stagione. Ecco, esatto, stiamo facendo gli highlights di tutta la stagione. Cioè, io credo che senza quella direttiva, no? Oppure, ecco, senza quell'accordo segreto, e quindi con una Ferrari che poteva montare una power unit normale, ma anche quella dello scorso anno mai voluta, ecco, adesso forse potevamo stare qui sì a parlare di Hamilton e della vittoria del titolo mondiale, ma forse potevamo discutere in questo momento di un campionato molto più combattuto, e da quindi magari con qualche vittoria di Leclerc che in Formula 1 le cose si vengono a sapere 20 anni dopo che succedono, quindi esatto. Io credo che soprattutto nel breve periodo non capiremo mai bene cosa c'è scritto nell'accordo e perché è stato fatto quell'accordo là, quindi sicuramente non prima dei cambi di regolamento, perché ormai quando ci sarà il cambio di regolamento, tiriamo una linea e proviamo a ripartire tutti da zero, allora lì si potranno scoprire tutti i vari accordi, a meno che non c'entrino anche con possibili direttive future, perché magari qualcuno è stato trovato appunto con le mani in pasta e fa in modo che in pasta le mani però non ce le mettano gli altri della serie. Io ci ho provato, non sono riuscito, comunque ho sfruttato una zona grigia del regolamento, però è stata controllata, è stato appunto limitato il mio agire in quel settore, beh, facciamo in modo che nessun altro allora provi a fare di queste cose, e quindi vedremo. E vi dico anche una cosa, forse una risposta l'avremo nel 2024-2025, quando la Formula 1 pare che voglia diventare totalmente green dal punto di vista della combustione, dei carburanti, esatto, e così via. Quindi dovranno passare diversi anni, come dicevate voi, però se Ferrari diciamo collaborerà, così come c'è scritto tra l'altro all'interno della comunicazione ufficiale della FIA con la federazione, forse riusciremo ad avere, ecco, una Ferrari protagonista, non mi viene da dire, ecco, come Mercedes, però forse una Ferrari con più esperienza, più Ferrari degli ultimi anni, più Ferrari degli ultimi anni, sì. Certo. In quella materia che è ancora oscura, perché fino ad ora nessuno nel motorsport ha mai parlato o adottato un tipo di carburante che
voglio dire, a zero emissioni, ecco, che possa generare zero emissioni. È l'ennesima sfida che la Formula 1 cerca di vincere dal punto di vista tecnico. Ce ne ha vinte tante, le proveranno anche con questa. Prenderemo spunto da un famoso cartone animato che piace tanto ai bambini, soprattutto ai maschietti, con le automobili, dove nel terzo capitolo, se non sbaglio, nel secondo capitolo, c'era appunto un combustibile altamente green che alimentava appunto tutte le vetture. Esattamente. Anche perché poi quando uscì quel cartone, insomma, non eravamo noi eravamo nell'età perfetta per guardarlo, quindi eravamo nell'età Noi possiamo dire di essere la generazione che è cresciuta ancora a pane e macchinine, esattamente. Io però so che tu, Matteo, là sotto hai una lavagnetta. O meglio, in realtà mi sono preparato qua, come potete vedere, dei bei foglietti. Ce li avevo già tutti qua pronti, controllati di averne a sufficienza. Sono dei foglietti bianchi, tranquillissimi, ecco. Perché quello che vorremmo fare oggi, se non sbaglio con voi ragazzi, è appunto dare un po' i voti di questa stagione. Diciamo che, insomma, brevemente vorremmo anche cercare di capire un po' tutti quanti noi che idea ci siamo fatti di determinati personaggi, soprattutto quelli che creano magari più dibattito. Perché, insomma, che Hamilton sia stato più bravo non c'è bisogno di dirlo. Che magari se Ferrari non abbia fatto bene, non è il caso di dirlo. Saltiamo direttamente ai titoli di coda piuttosto. No, anche però comunque diciamo che quest'anno gli argomenti sono molto di più invece a centro gruppo, sia come piloti che come squadre. Sì, assolutamente. Quindi da questo punto di vista, secondo me il vero dato interessante è vedere il midfield, come dicevi tu, perché lì sono un po' tutte mescolate le carte. E quindi, se io adesso volessi chiedere a voi, perché adesso mi prendo io la briga di vedere se voi indovinate, se io vi dicessi tra Renault, tra McLaren, tra Racing Point, ok? Sì. Che voti dareste voi a queste tre scuderie che, si può dire, l'hanno fatta da padrone nel midfield? Secondo voi, quale potrebbe essere il vostro voto e la vostra aspettativa, appunto, come giudizio della stagione come scuderia? Poi andremo nel dettaglio come piloti. Okay. Beh, allora, vai Giuseppe, inizia tu, dai. No, allora, io sono molto... Cioè, allora, posso dire sicuramente che posso dare lo stesso voto sia a McLaren che a Renault. Per me sono quasi, ecco, la prestazione era abbastanza simile. A volte emergeva più la McLaren, a volte più la Renault, dipendeva dalla tipologia di pista. Quindi per me meritano un 8 entrambi, perché Renault ha fatto un grosso passo in avanti dall'anno scorso con l'ibrido, ha fatto un grosso passo in avanti anche la McLaren, poi perché i piloti erano anche più coesi, no? I piloti di entrambe le squadre, c'era molta più esperienza. Però ecco, il capitolo piloti lo lasciamo, abbiamo detto, in secondo piano. Però secondo me McLaren si può presentare nel 2021, ecco, avendo recuperato quel gap, secondo me, aerodinamico che aveva negli scorsi anni. Perché McLaren, ricordiamo, con Honda non era solo un problema legato alla power unit Honda che non andava, che era un trattore, no? Come diceva palesemente, palesemente, sì. Esatto. GP2 engine, no? Lo ricordiamo. GP2. Giappone. Però c'è da dire che a quei tempi c'era anche un problema legato all'aerodinamica. Sì. E quindi, voglio dire, McLaren si è, voi perché sono entrati anche altri investitori, voi perché Zac Brown, ecco, si è messo lì, ecco, a ricompattare la squadra, a creare questo un team da capo, ecco, con nuovi piloti, e quindi... Quindi McLaren, che voto gli diamo a questa McLaren? Esatto. Io darò un 8 sia alla McLaren che alla Renault. Mentre a Racing Point cosa gli diresti? Allora, Racing Point non posso dare un voto alto. Perché? Non posso dare un voto alto perché la stagione di Racing Point è stata macchiata da quell'episodio con la Mercedes. Quindi io a Racing Point, nonostante abbia conquistato il terzo posto in una classifica
e quindi quarto, abbia portato a casa bei soldini, il quarto, scusate, non posso dargli un voto alto e quindi posso dare una sufficienza, ma un 5.5-6. Questa è cattiva, sì, cattiva, ragazzi, perché era eclatante. Cioè, loro sono stati anche sanzionati. Ogni gara dovevano presentare un resoconto alla FIA, dove, cioè, ragazzi, la FIA doveva rispondere e chiaramente li sanzionava senza punirli. Cioè, certo, anche loro sono stati trovati con le mani nella marmellata. Diciamo, quindi, più di Ferrari, però, da questo punto di vista. Non ho capito? Più di Ferrari, dico, da questo punto di vista. Sì, e il mio voto è influenzato forse anche un po' da questo fattore qua. Tu invece, Tommy, cosa fai? Sottoscrivi tutto e scopriamo quello che ho scelto io come allora, voti? Fino a un certo punto, perché allora, Renault, cosa gli diresti? Come voto, allora, cosa daresti a Renault? Per me è stata il centrogruppo del centrogruppo, è stata, perché comunque ha avuto exploit in positivo, l'ha avuto in negativo. Sì. E poi sulla coppia di piloti, come hai detto tu, ne parleremo dopo in maniera magari leggermente più approfondita. Però nel centrogruppo vedo come, ho visto come McLaren fosse più costante nell'avere buone prestazioni e al tempo stesso però Racing Point, visti i presupposti della stagione, il mezzo che aveva a disposizione, io mi aspettavo molto di più, mi aspettavo sinceramente, perché comunque le occasioni dove hanno fatto podio, hanno vinto, sono state tutte occasioni particolarmente confusionarie. Quindi, per esempio, mentre Turchia, McLaren, allora, quindi io do un 8 a McLaren, un 8 pieno, con anche il presupposto che l'anno prossimo forse i risultati saranno ancora migliori con il motore nuovo, con un altro pilota che comunque... E qua mi spoileri proprio la mia risposta e la giustificazione del mio divoto. Esatto. Andiamo avanti. Quindi do appunto un 8 a McLaren, un 7 più, diciamo, a Renault. E do invece un 6.5 a Racing Point, che se non avesse ottenuto la vittoria con Perez nel Gran Premio di Sakhir forse sarebbe un 6 pieno, perché ripeto, avevano a disposizione una macchina molto più competitiva di come erano magari Renault e McLaren all'inizio stagione, e poi piano piano con il passare del tempo Renault e McLaren l'hanno raggiunta, perché Racing Point durante l'anno di aggiornamenti praticamente non ne ha portati. Esatto, e proprio da questo punto di vista qua io avevo fatto delle previsioni per vedere se potevo indovinare i vostri voti, ma di base è totalmente altra cosa. Perché proprio da questo punto di vista io dico, ho voluto premiare McLaren per l'exploit che ha fatto quest'anno e perché mi aspetto tanto da lei dall'anno prossimo. Quindi a McLaren per la stagione che ha fatto io do un pieno 8.5 per l'exploit che ha avuto. Ci può stare. Renault ha avuto un buon miglioramento, un buon margine, però a volte si è vista quasi più la vecchia Renault, quindi quella che faticava nel passo gara, che faticava a volte nelle strategie. Quindi buona la stagione di Renault, ma quasi più perché sono mancati dei punti top come appunto Ferrari. Quindi è cresciuta bene, meglio sicuramente quest'anno che degli ultimi anni, quindi io a lei darei un bel 8 pieno. Invece Racing Point, appunto, influenzato dal fatto che era palesemente una copia di un'altra vettura e quindi nonostante questo avesse modo di svilupparla potenzialmente, ma si è fatta appunto sopravanzare anche da McLaren, io le do un 7.5, quindi più o meno. Beh, su e giù. A Racing Point, dai, tu. A Racing Point io do un voto alto perché anche da questo punto di vista Ferrari, tra virgolette, ha subito questa cosa. E quindi il fatto di essere stata trovata con le mani nel sacco l'ha influenzata. Invece loro, difatti, però alla fine sono riusciti a uscirne dignitosamente questa stagione. E vedremo in realtà l'anno prossimo quali effetti avranno poi dalle direttive, se saranno molto più attenti a controllare. È interessante come cosa. Infatti l'anno prossimo sarà una cosa... Esatto, perché come Ferrari l'anno dopo ha subito molto, vedremo quanto di base subirà Racing Point. C'è da dire una cosa, purtroppo, che nel centrogruppo che ha lottato per tutta la stagione non c'era nemmeno un motorizzato Ferrari, perché purtroppo i motorizzati Ferrari sono sempre stati costantemente nella zona, i cosiddetti best of the rest, esattamente, esatto, dove il resto erano solo loro, però. Esatto, però c'è da dire che comunque una sorpresa secondo me positiva quest'anno è stata comunque Giovinazzi, che lentamente, magari in modo meno plateale rispetto agli altri, sta lentamente forse iniziando a capire meglio come funziona
la Formula 1, ripeto, secondo me non ha un talento così cristallino come ce l'hanno magari, che ne so, Leclerc, Russell, lo stesso Norris, Sainz e tutti gli altri. Esattamente. Però comunque, secondo me, se guardiamo non la... Non vorrei essere nei panni della Ferrari. Perché? Anni. Perché, Giuseppe? Spiegaci, perché, illuminaci. Perché? No, perché semplicemente con Giovinazzi... e poi dove lo collochi tra 2 o 3 anni? Quando Sainz magari non sarà più in Ferrari e il futuro sarà sempre più Leclerc, con Mick Schumacher in Haas, con Schwarzman forse in Haas o in Alfa Romeo Racing, e poi Aylot in Haas o in Alfa Romeo Racing. Il povero non Giovinazzi, è una posizione comoda la sua. Qualità. Non è una posizione comoda, infatti ti dico, io mi auguro per Antonio Giovinazzi che possa finalmente fare anche da secondo pilota a Leclerc. Però lì, quindi, ragazzi, se Mick Schumacher spinge, che fa uno da tanto tempo. Sì. Quindi diciamo le occasioni ce l'ha e continua ad averle, quindi è diverso. E le ha avute rispetto, anche già. Esatto, è diverso rispetto magari a chi, vedi, bisogna dire però adesso con massimo della sincerità che Leclerc è arrivato dopo di Giovinazzi. Il problema è che Leclerc è stato molto più esplosivo. È talentuoso, certo. Il talento di Charles non siamo noi di sicuro a metterlo in dubbio. Sì, non so, Giuseppe, se sei d'accordo con questo o meno. Sì, sì, Leclerc ha un po' spiazzato, no? I tempi, le attese. E quindi il povero Antonio si è trovato un po' così col cerino in mano. Comunque ricordiamoci che nel 2018 si parlava, c'era Giovinazzi terzo pilota e si parlava già del sostituto di Raikkonen come Giovinazzi. Il problema è che c'è stata l'esplosione di Leclerc. Giovinazzi comunque un po' per la macchina, un po' anche per le sue prestazioni che magari lo scorso anno non sono state proprio al top. Ha fatto un po' più di fatica. E poi, ragazzi, anche la scelta di Ferrari di non continuare con Vettel, perché Vettel senza Covid a mio avviso avrebbe continuato per altri 2 anni, e poi ecco, nel 2023-22 ecco, poteva essere sostituito da Antonio Giovinazzi, e di conseguenza quindi Antonio poteva coronare il suo sogno. Per carità, va bene che Giovinazzi diciamo poteva stare in Ferrari per andare a fare la seconda guida, benissimo, però è anche vero che ecco, questa questione di Leclerc Covid, scusate, Vettel Covid, ecco, gli ha un po' messo i bastoni fra le ruote, perché la Ferrari è stata costretta a non bruciargli la carriera e quindi chiamare Carlos Sainz. Esatto. Senti, Matteo, vedo che tu stai già scrivendo qualcosa, quindi sì, parleremo assolutamente. Adesso volevo chiedervi, stavo pensando, ma a questo punto, dopo aver parlato appunto di tutte le scuderie principalmente, perché Mercedes è fuori categoria e lo ha sempre dimostrato tutta la stagione, Red Bull si è dimostrata la più solida seconda forza, con alti e bassi, con i suoi soliti problemi, a volte ingenuità ancora dei piloti, e comunque la solita bella Red Bull, esatto, da vedere. Però c'è da comunque... dire una cosa, a onor di verità, dopo che io non ti disturbo più, che diversamente che magari altissimi e bassissimi, Red Bull comunque là ci sta sempre. La costanza, è perché la costanza nel lungo termine paga. Sì, no, sai cosa sbaglia? Red Bull è che partono sempre male e poi si riprendono da metà stagione in poi. Come Ferrari non c'è continuità. Perché Ferrari parte bene di solito. Mentre Ferrari è partita dal fondo ed è praticamente rimasta sempre più o meno sul fondo, Red Bull comunque alla fine terza, quarta ci arrivava sempre in gara. Quindi sì, questo sì, però ecco, Red Bull fa sempre dei pronostici, oppure Helmut Marko tra gennaio e febbraio dice vinceremo il mondiale, poi arriviamo ai test, hanno una bella macchina. Abbiamo imparato questo. Sì, no, ma poi si arriva ai test che di febbraio, di marzo, in cui la Red Bull si dimostra avere, si mostra essere competitiva, una macchina incollata all'asfalto nelle curve, grande monoposto, grandi prestazioni, poi si arriva alla prima gara e zoppicano. Sì. È una cosa sistematica. Vi ricordo che Vettel, negli anni del dominio, quando era quindi Red Bull, ha rischiato di perdere quei 2 mondiali, il 2012 e il 2010, che poi ha vinto all'ultimo, proprio perché gli mancavano i punti che Alonso gli aveva
sottratto e aveva accumulato durante la prima parte della stagione. Esatto. Perché Vettel ha cominciato a stravincere da metà campionato in poi. Non mi riferisco tanto al 2010, perché lì era Webber, non Vettel. Ma nel 2012 Vettel ha stravinto, no? Nella seconda parte della stagione. 2013 idem. Quindi alla fine è proprio un problema cronico. È come ecco, quello che avviene in Ferrari. In Ferrari si parte bene di solito, ma si finisce male. Non riescono a sviluppare la vettura nella seconda parte della stagione. Quest'anno hanno tagliato adesso al toro, partiti male. Quest'anno è la linea piatta. Quest'anno non abbiamo avuto di questi problemi, ci siamo limitati. Senti, Matteo, cosa sta scrivendo? Allora, la vera domanda che adesso volevo farvi, prima che Giuseppe adesso inizia poi a partire per la tangente, ci racconta anche di tutte le strategie tecniche che ci siamo portati indietro, sbagliate negli ultimi anni. Volevo chiedervi, secondo voi, qual è stata, dal punto di vista dei piloti, la sorpresa di quest'anno, quindi la cosa che vi è piaciuta di più, e anche dal punto di vista adesso dei piloti, quella che vi è piaciuta di meno, cioè il meglio e il peggio di questa stagione dal punto di vista dei piloti, secondo voi? Allora, guarda, vado io perché prima è andato Giuseppe. Allora, dal punto di vista del peggio, io purtroppo ho avuto una conferma, che è quella di Stroll. Perché, allora, il discorso adesso è un po' lungo, ma la faccio semplice. Il problema non è essere piloti paganti, perché anche Lauda ha iniziato come pilota pagante. Il problema è che una volta che stai là devi dimostrare il perché hanno investito su di te invece che su qualche un altro. Il problema è che è arrivato Perez e l'ha messo in seria difficoltà. È arrivato Hülkenberg, che non aveva fatto nemmeno le prove libere, e l'ha messo in difficoltà. E comunque, nonostante aveva messo a disposizione, poi ci sono state anche colpe del team, la Mercedes dello scorso anno, quindi comunque la macchina che andava, e tanto, nonostante quello, comunque il confronto con Perez rimane impietoso. E questa per me è un po' una delusione, e quella scontata. Poi ti dirò un po' anche Ocon, perché Ocon ha, anche in questo caso, ha straverso il confronto con Ricciardo. Io mi aspettavo molto di più da parte fermo, di... ragazzi. Cosa? Era fermo da due stagioni, se non erro. Sì, sì, lo so, però comunque diciamo che comunque mi aspettavo che Ricciardo fosse più veloce, ma non così tanto, ecco, non pensavo che Di Paro fosse meno ampio. E poi una piacevole sorpresa, come ti ho detto prima, è stata Giovinazzi, che comunque soprattutto in qualifica si è dimostrato forse un pelo più veloce di Raikkonen. E poi anche i due piloti McLaren, che come ha detto anche Perez, avere due piloti che vanno sempre forte e poi ha fatto la differenza in classifica costruttori. Questa tu, Giuseppe, confermi, allora, smentisci, allora, ci rifai un tema da capo? No, io devo dire che la sorpresa è stata per me Perez, perché non mi aspettavo un Perez così competitivo, e mi ha sorpreso anche perché lui ha saltato due gare, se non sbaglio, e quindi poi ha recuperato tutti i punti, è andato poi a stravincere in Turchia, sì, una gara caotica, ma comunque è stata cioè si è visto il manico del pilota, ragazzi, lì, quindi Perez è un pilota che vale, quindi promosso a pieni voti Sergio Perez, e si è meritato tra l'altro anche il posto in Red Bull, no? Quindi voglio dire, è strameritato, la Formula 1 non poteva fare almeno del messicano, sia per il folklore del Messico, no? Perché quel Gran Premio è bello, ma anche per onorare... È colorato, Ceco, è colorato perché... come il Messico. sì, quindi per me merita sia il Messico che Checo Perez. Poi, quindi, Perez quindi conferma. Sorpresa, devo dire Russell, perché io non mi aspettavo, devo essere molto sincero, non mi aspettavo un Russell così competitivo. Adesso devo fare la poker face, Tommaso, devo mantenere una poker face per non bruciarmi. No, sai perché? Perché, allora, semplicemente, Russell ha fatto bene nelle categorie minori, no? Quindi il suo talento non era una novità, però non mi aspettavo di vederlo così competitivo alla prima gara in Mercedes. Mi ha sorpreso tantissimo, neanche Leclerc, ragazzi, ha fatto così bene la prima gara con la Ferrari in Australia nel 2019. Cioè, i piloti di ultima generazione che hanno fatto bene alle prime gare sono Verstappen, che l'ha fatto in Spagna quando è stato promosso in Red Bull, mi viene da dire Alonso,
ma fino a un certo punto, perché comunque lui era Kimi nei test quando veniva chiamato Eskimo, Raikkonen, Hamilton. Quindi come rookie, ragazzi, non voglio criticare adesso Leclerc perché l'ho citato prima. Leclerc ha fatto benissimo in Bahrain, nonostante poi il risultato finale, no? Il Bahrain 2019. Sì. Però io devo dire che Russell non mi aspettavo davvero una performance così. E come aspetto negativo invece? Come aspetto negativo invece? Mi dispiace come piloti? Molto, come pilota mi dispiace molto, ma devo dire Valtteri Bottas. Perché ragazzi, l'ha detto Rosberg anche scherzando durante la stagione, ha detto a Sky, Bottas se vuole vincere contro Hamilton deve, l'abbiamo detto anche noi, in una, anzi forse siamo stati i primi a dirlo in una, un podcast, Bottas se deve se vuole vincere contro Hamilton deve metterlo in crisi e quindi deve utilizzare ogni mezzo. Rosberg ci scherzava, deve fare le griglie sotto il motorhome di Hamilton, sotto la finestrella. Ragazzi, è così, bisogna entrare nella testa di Hamilton se vuoi batterlo, perché sennò è quasi invincibile, perdi perdi il confronto. Quindi per me Bottas rimane lo sconfitto, no, del 2020, anche se ha fatto cose positive, no, a tratti. Vedi la pole in Austria, qualche gara sì l'ha vinta, però rimane sempre quella carenza di costanza, soprattutto sì, sul passo gara, perché mentre qualifica sì, lui riesce ad essere quasi al pari di Hamilton. Quando ma non è un animale da gara, non è un animale da gara. Non riesce a mantenere lo stesso ritmo alla Raikkonen, alla Hamilton, alla Vettel, quando si trova davanti, quando sta inseguendo. La gestione gomme non è mai stata anche un suo forte. Sì. Perché forse sarà legata anche alla tipologia di vettura, no? Certo, allo stile di guida, è ovvio. Certo. Oppure anche disegnata addosso ad Hamilton. Altamente probabile. È un peccato. E in futuro con un Russell al posto di Hamilton, il povero Valtteri Bottas, ecco, sì, io mi auguro che non venga ridimensionato. Quindi, ora volete vedere... Vorrei chiedere a Matteo cosa ha scritto. Esatto, perché adesso vedevo tutti voi che ridevate della serie, adesso però vogliamo vedere se le aspettative erano giuste. Io ho scritto come cosa che mi ha stupito i nuovi innesti, quindi tutti i giovani o comunque in generale. Hai visto? Ti è piaciuto il mio alberello? Hai visto? Esatto. Abbiamo fatto puntata natalizia di chiusura. Dunque, esatto, io ho messo i nuovi innesti, ma per essere generale, perché davvero quest'anno io non saprei scegliere il pilota che mi ha stupito più di tutti. Potrei dire Russell per l'exploit che ha fatto benissimo, potrei dire però anche allo stesso tempo un Fittipaldi che in un stesso modo si è trovato su una vettura di Formula 1. Lui era da tanto lontano dalle vetture, lui ormai era praticamente un pilota focalizzato molto sui simulatori e mi ha stupito. Mi ha stupito molto Hülkenberg, come si è ritrovato in un attimo a bordo di una vettura di Formula 1. A me sono piaciute queste cose, cioè gli stravolgimenti dei piloti nelle monoposto. E questa, secondo me, è la parte che mi ha stupito di più quest'anno. La capacità di rimescolare veramente le carte, che è quello che ha reso davvero, secondo me, bello e movimentata questa stagione. Invece, dal punto di vista prestazionale dei piloti, Giovinazzi non lo so, perché comunque se possiamo dire che comunque altri piloti non hanno chiuso in modo eccezionale l'annata, Giovinazzi non si è mai contraddistinto quasi neanche per un'occasione. Quindi è vero che ha avuto le sue possibilità, però quest'anno tanti hanno avuto chance di brillare in più occasioni e lui non l'ho mai visto in grado di cogliere queste occasioni, e metto lui appunto perché rispetto a Kimi, ovviamente Kimi il suo l'ha fatto, ha avuto modo di dimostrare. Lui quest'anno, dove c'era la possibilità di dimostrarsi e brillare quando c'erano più possibilità anche o comunque sfruttare occasioni di rimescolamento, secondo me non l'ha fatto. Ocon è stato sempre un po' succube di Ricciardo, secondo me, perché Ricciardo è stato un altro pilota altamente carismatico che ha mostrato tutto l'exploit che la Renault ha avuto quest'anno ed è stato quello, secondo me, che l'ha sfruttato al meglio. Kvyat
uguale succube di un Gasly che veramente, secondo me, se vogliamo togliere i nuovi innesti, io metterei davvero come uno dei piloti che al netto dei nuovi, appunto, degli stravolgimenti di posizioni, mi ha stupito di più insieme a Russell, e anche Magnussen, perché ancora una volta l'ho visto molto piatto e davvero non è passato quasi sempre inosservato, se non anche lui per situazioni spiacevoli. Più aggiunta che l'ho voluta mettere appunto quasi proprio fuori, perché non c'entra con le prestazioni, ma quanto più, o meglio, non c'entra con le prestazioni al netto dei punti, ma quasi più proprio con la prestazione personale, anche io sottoscrivo quello che ha detto Giuseppe. Bottas quest'anno altamente inesistente, gli altri anni lo vedevamo crollare, invece quest'anno non l'abbiamo mai visto col coltello fra i denti, e quest'anno più di altri anni potenzialmente poteva avere la chance di dare il massimo, proprio perché il Covid ha spiazzato tutti e poteva essere un'occasione in più. L'anno scorso, o meglio all'inizio 2020, lui ha dichiarato: so come battere Hamilton, quindi esatto, un super Bottas. Ci aspettavamo un Bottas che mangiava il porridge tutte le settimane, e anzi aveva comprato una società che produceva il porridge a questo punto pur di battere Hamilton, sì. E questo è quanto. Quindi questo direi che è il sunto di questa puntata. I nostri voti, i nostri pareri li abbiamo dati. Esatto, però diciamo che non possiamo chiudere l'ultima puntata del 2020 senza fare una brevissima apertura sul 2021, perché diciamo ormai la stagione 2020 è archiviata, però dobbiamo iniziare a creare l'archivio per la 2021. Poi, Covid a parte, perché io diciamo non penso che il calendario rimarrà quello che è stato annunciato, visto che comunque per metà dell'anno dovremo ancora convivere con questa situazione po' critica. Quindi, cosa ci aspettiamo per il futuro? Come piloti, come aspettative? Allora, io vi dico che magari dal punto di vista del Covid magari il problema si presenterà meno all'interno del paddock, perché sì, io penso che adesso il circo si organizzerà per le vaccinazioni. Certo. Quindi chiaramente il punto è che, essendo un'organizzazione privata, i modi per fare queste cose li trovano facilmente, non è diverso rispetto magari a un'entità pubblica che ha molte più cose da considerare. Però appunto, tolto diciamo il discorso Covid, che magari toccherà più magari gli spettatori, toccherà di più forse appunto l'affluenza, voi come diciamo proprio sportivamente, che cosa pensate, che cosa volete, che cosa pronosticate? Io mi aspetto una stagione un po' incerta all'inizio, e lo dicevano anche nelle recenti dichiarazioni Jean Todt. Dobbiamo convivere fino almeno alla pausa estiva, dobbiamo convivere ancora con questa situazione di stallo e riuscire a organizzare uno spettacolo, tra virgolette, che sia degno di questo nome, e ovviamente portare avanti lo sport per ovviamente il più possibile, per più tappe possibili. Secondo me ci sarà tanta aspettativa per l'anno prossimo, avendo visto il caos che si è generato quest'anno, e quindi la frenesia che questo Covid ha portato all'interno del circus. Però secondo me, una volta che si sarà ristabilita la situazione, vedremo, mi auguro, una Ferrari più competitiva, una Red Bull che farà sempre il suo gioco, una Mercedes che probabilmente, essendo proprio Mercedes, non lo possiamo dare per certo, ma è probabile che ci stupirà con la nuova vettura anche l'anno prossimo. Quindi temo un ritorno alla solita cara Formula 1 dell'era ibrida. Con Mercedes vincente. Quindi, secondo me, al netto di stravolgimenti che potrebbero essersi verificati in fase di progettazione quest'anno, secondo me sì, e ci terrei a questo punto anche a ringraziare, soprattutto dato che abbiamo espresso molte volte le nostre opinioni, spesso frutto del nostro intuito, comunque delle nostre opinioni, anche al netto di situazioni che abbiamo visto, ci terrei a ringraziare anche tanto i nostri cari spettatori che ci hanno accompagnato, voi che ci avete accompagnato
ormai in questa prima stagione del podcast Formula 1 in, in generale, in Formula 1 podcast, e che ci avete davvero aiutato molto in molte situazioni, dato anche tanti spunti interessanti. E se vogliamo anche citare qualcuno di speciale, beh, che conosciamo tantissimo, un nome particolare, un certo Paolo, che noi conosciamo tantissimo, che è davvero uno dei personaggi più simpatici che abbiamo avuto, e speriamo che continui come sempre a farci compagnia, ecco. Ragazzi, diciamolo, ecco, Paolo vince i F1 in Podcast Awards. Award, esatto. Beh, sì, ecco. Esatto. Sì, dai. Quindi avrà un titolo da difendere anche la prossima stagione. Sì, ma io non credo che si farà problemi, penso che lo difenderà abbastanza facilmente. Come Mercedes non avrà difficoltà a trovare il DAS, esatto. 2021. Esatto. Il suo DAS. Allora, riguardo la stagione 2021, io molto brevemente, poi dopo lascio, insomma, lascio a Giuseppe e chiudiamo. Penso che molto dipenderà da quello che deciderà di fare il centrogruppo, perché l'anno prossimo abbiamo una Red Bull che comunque si è presentata a fine stagione vicino a Mercedes, McLaren che si presenterà con il motore Mercedes, quindi forse quel gap di motore che aveva rispetto a prima non si presenterà più. Bisogna vedere Ferrari con il famoso motore Superfast di cui tu hai parlato, caro Matteo, in un articolo sul sito. E quindi bisognerà vedere poi, insomma, Renault con Alonso. Diciamo che i presupposti per una stagione non troppo scontata ci sono tutti. Poi bisognerà vedere cosa farà Mercedes, se deciderà nuovamente di sbaragliare la concorrenza, e allora là tutti i nostri discorsi insomma rimangono scritti sull'acqua, quindi insomma hanno una valenza uguale a zero. Questo è il mio modus, diciamo, mio modo di pensare la Formula 1 della prossima stagione. Te, Giuseppe? Io molto velocemente sottoscrivo quello che avete detto, si inizierà forse un po' così remando, no? Perché il Covid farà da padrone anche per quanto riguarda le prime gare, di sicuro, visto che saranno gare in Oriente, se confermate, saranno gare senza pubblico, senza giornalisti sicuramente, con le solite bolle, quindi questo dal punto di vista del Covid. Dal punto di vista delle prestazioni siamo nelle mani della Ferrari, del motore. Perché se la Ferrari riuscirà a fare un motore abbastanza competitivo, allora si potrà avere una stagione un po' più accesa, e quindi con Red Bull, Mercedes e Ferrari forse lì a giocarsela, forse ecco, più Red Bull che Mercedes che piuttosto Ferrari, perché Ferrari dovrà ancora recuperare, no, quel gap. Io non credo che il motore la porterà ad essere davanti, a stare davanti alla Mercedes. Sarà forse un po' dietro Red Bull, un po' davanti a McLaren e Renault, però ecco, non credo che ci sarà questo grosso balzo in avanti. Sì, un balzo in avanti consistente, ma non grosso. Quindi siamo nelle mani della Ferrari, un anno di transizione per Sainz, perché Sainz dovrà adattarsi con pochissimi test, e questo credo che peserà moltissimo sul pilota. E tutto in ottica poi 2022, perché ricordiamo le squadre al massimo svilupperanno queste monoposto per i primi 4-5 mesi fino all'estate. Poi da lì io credo che tutti saranno concentrati sul 2022, perché ricordiamo, il 2022 è l'anno che non si può che la Ferrari non può sbagliare, perché se sbaglia, ecco, il 2022 vuol dire che avremo altri anni di sofferenza per la rossa in automatico, e non ce li auguriamo. Anche se non vogliamo nemmeno la Formula 1 stessa, serve, esatto, comunque. Ma anche se meno del male che ci sia anche un cambiamento di gerarchie, serve, sì, perché comunque ha uno dei tanti motivi per cui la Formula 1 perde audience è anche il fatto che vincono sempre gli stessi. Sì. Voglio chiudere, ovviamente, anche quando vince Mercedes. Voglio chiudere solo con una indiscrezione che da un po' girava nel paddock e che ci è comunque arrivata, e che comunque, voglio dire, ecco, la voce che qualche mese fa diceva che il nuovo regolamento 2022 era stato studiato appunto per liberare le prestazioni, ecco, sta trovando sempre più conferma questa indiscrezione. Sì. Quindi Liberty Media, la FIA e tutta la Formula 1 vuole andare in quell'ottica, cercare, sì, di liberare le prestazioni per avere gare più incerte e campionati più interessanti, ecco, che possano avvicinare di più il pubblico, senza quei domini. Ecco. Ho capito. Allora, come ho detto prima, siamo in chiusura. Io chiaramente ringrazio voi, ringrazio i nostri ospiti che hanno partecipato alle nostre puntate per aver
per averci dato la possibilità non solo di intervistarli, ma anche per avere un punto di vista magari un po' più anche interno rispetto al nostro, che diciamo ci consideriamo fieramente degli addetti ai lavori da questo punto di vista. Assolutamente. Io ringrazio voi per averci, per aver aiutato anche più in generale ad avviare questo nuovo progetto, che continuerà anche il prossimo anno e che comunque diciamo che è stato un anno di transizione anche per noi, che abbiamo avuto a che fare con un progetto nuovo in un anno anche molto particolare per tantissimi motivi. Come tutti ci siamo trovati in questa situazione molto particolare, ma è stato un bel percorso e non ci resta che darci appuntamento alla prossima stagione. Esatto. Dobbiamo capire. Si tratta di capire, possiamo salutarci dicendo avremo tempo per capire e cercare di capire. Esattamente. Io vi ricordo che questa puntata, come tutte le puntate della stagione 2020, la prima stagione di F1 in Podcast, è disponibile su YouTube e su tutte le piattaforme di podcast, quindi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, e noi vi ringraziamo. E chi più ne ha più ne metta. Esattamente, noi ci trovate ovunque, dove cercate ci trovate, mettiamola allora, così. Un saluto veloce agli ospiti speciali di quest'anno, quindi l'ingegnerissimo Luigi Mazzola, Federico Albano, Mario Miyakawa, Fabiano Mandone e Mario Isola, che ci hanno accompagnato in questo bellissimo viaggio. Li ringraziamo e li invitiamo ad essere. Diamo già appuntamento alla prossima stagione. Esattamente. E poi, ragazzi, auguriamo a tutti buon Natale e un felice anno nuovo. Assolutamente, diciamo che assolutamente. Come ho detto prima, sarà un Natale un po' particolare, ma abbiamo bisogno tutti quanti adesso di staccare e di riposare un attimo. E noi come F1 in generale vi terremo comunque compagnia con news e aggiornamenti se si dovessero presentare di importanti durante la pausa invernale, durante gli ultimi giorni del 2020. E noi di F1 in Podcast vi diamo appuntamento al prossimo anno e con la prossima stagione. Buona serata a tutti. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.